Allora, benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di questa serie che spero vi stia appassionando e vi sia utile durante il vostro percorso, diciamo, scolastico o lavorativo, universitario, quello che è. Allora, il video di oggi è un altro video, diciamo, di risposta alle varie domande che mi arrivano. Anche questa è una cosa che mi avete chiesto tantissime volte. E voglio cercare di portarvi una risposta. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando. Insomma, mi fa piacere che questo tipo di contenuti, seppur non ancora molto tecnici, vi piacciono e insomma, mi fa molto piacere. Procediamo. Domanda di oggi. Conviene fare la laurea magistrale, quindi il master degree in ingegneria civile o comunque diciamo che questo può valere un pochettino per le varie ingegnerie, anche se sapete che io generalmente parlo comunque del mio ambito, che è quello della ingegneria civile, strutturale, infrastrutturale, eccetera. Allora, partiamo da questo presupposto. Tenete conto che la laurea in ingegneria civile, perlomeno qui in Italia, è una laurea che è nata inizialmente come laurea quinquennale. Quindi non esisteva il famoso 3 più 2 che c'è adesso, quindi laurea triennale, degree e master degree, ma c'era semplicemente la laurea quinquennale, ok? Cosa voglio dire con questo? Che questo qui, diciamo, è un primo spunto per capire che, diciamo, la suddivisione che è stata fatta per vari motivi nel corso del tempo, sia per creare una figura professionale più snella che possa comunque riuscire ad arrivare al mondo lavorativo più velocemente, ma anche probabilmente per una questione, diciamo, non dico politico-economica delle facoltà, però insomma adesso non entro nel merito di questi discorsi, però diciamo ci sono varie motivazioni dietro. Cosa diventa un ingegnere civile che fa solo il degree, quindi triennale? Diventa una figura di ingegnere civile che poi si va a scrivere sempre all'albo degli ingegneri, ma con un indirizzo diverso, quindi in una sottocategoria che veniva, non so se ad oggi si chiama ancora junior, comunque la categoria diciamo più bassa, dove comunque lui può fare una determinata serie di lavori, ma non è ben chiaro che cosa effettivamente, fino a dove si possa spingere come responsabilità di firma dei progetti, perché comunque diciamo che la laurea triennale ti forma poi fino a un certo punto, ecco, questo è un pochettino il discorso. Quindi, come capire se conviene e quanto conviene? Allora, il consiglio personale che vi do io è che se non avete particolari vincoli o problematiche, perché sappiamo che ognuno nella sua vita, diciamo, affronta il suo percorso, quindi io posso capire benissimo che ci possono essere delle difficoltà o dei problemi particolari. Indipendentemente da questo, se non avete questo tipo di esigenza, sicuramente fare la laurea magistrale è fortemente consigliato perché va a completare il percorso. Come vi dicevo in altri video, la laurea triennale, diciamo, ha un pochettino di carenze dal punto di vista specialistico, perché comunque quello che si fa di tecnico non è tantissimo. Ecco, ci sono le basi di materie come tecnica delle costruzioni, parlo per sempre per l'ambito civile, comunque dinamica delle strutture, comunque si comincia ad affrontare il mondo della progettazione, ma effettivamente molte materie importanti come l'ingegneria sismica, infrastrutture, ponti, geotecnica approfondita, insomma, tutte queste materie vengono trattate in dettaglio, magari nella magistrale. Con questo non voglio dire che un ingegnere triennale non possa poi formarsi e riuscire comunque a lavorare ed essere una persona performante nel suo campo. Sto solo dicendo che se ne avete la possibilità, completate il titolo di studi, perché sicuramente è una cosa che vi dà una mano e vi aiuta poi a uscire già con un titolo di studio completo che vi permetta poi di fare l'esame di stato per iscrivervi eventualmente, se volete esercitare la professione, all'albo degli ingegneri nella sezione principale, e dopo non avete nessun tipo di vincolo, ecco, siete tranquilli, e questa è una prima motivazione. Una seconda motivazione può essere il discorso di
voler andare all'estero. Perché vi dico questo? Perché molte delle volte, adesso non entro nello specifico nel merito, però le lauree che vengono riconosciute fuori sono lauree complete, quindi diciamo lauree che comprendono per una determinata serie di motivi sia il degree che il master degree, quindi fare solo la laurea triennale, magari in ambito lavorativo parlo, non universitario, perché universitario potreste fare la laurea triennale qui, poi eventualmente andare a completare all'estero se l'università vi riconosce, insomma poi ci sono gli esami che vengono valutati, tutta una serie di cose, però diciamo che a livello lavorativo perlomeno in Europa c'è questo tipo di riconoscimento, perché magari in alcuni paesi è una laurea di tipo diverso, quindi viene riconosciuta completamente, ok? Questa è la seconda motivazione. E l'altra motivazione è, che personalmente ho notato proprio nel mio percorso, a mio avviso è questa, che i primi 3 anni, a meno che una persona non sia effettivamente già molto ferrata sul mondo universitario, servono un pochettino di gavetta per cercare anche di capire come funziona l'università, come si ragiona, qual è il mio mindset di studio, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste cose, diciamo, passate nei 3 anni, poi la magistrale ti apre un pochettino la mente su tutta una serie di ambiti che ti permettono anche di migliorare quello che è un pochettino il tuo approccio al mondo universitario, successivamente anche al mondo del lavoro. Quindi l'utilità può essere anche questa. Quindi fondamentalmente, per non fare in modo che il video duri sempre delle ore, anche se in realtà cerco sempre di essere abbastanza breve, fondamentalmente le 3 motivazioni per me sono queste. Quindi quando mi fate questa domanda mi dite: ma conviene? Sì, la risposta è conviene. Se ne avete la possibilità, fatelo. Se ne avete la possibilità ma la vedete come una cosa un pochettino, diciamo, difficile, dura, o non avete la voglia, cercate di farvi coraggio e farvi forza, perché sicuramente alla fine del percorso vi renderete conto che avete fatto, insomma, la scelta giusta, la scelta più importante, anche perché una volta ultimato poi vi si aprono tutte le porte e potete decidere di fare qualsiasi cosa, ecco. Questo è il primo punto. Quindi questo è il discorso fondamentalmente. Poi l'altra cosa fondamentale, e poi chiudo, è il fatto che se voi fate un percorso di questo tipo, riuscite poi, diciamo, alla fine del vostro percorso universitario ad avere una chiara visione e una visione anche un pochettino più ampia di quello che volete fare magari nel mondo del lavoro, perché avete avuto più tempo per riuscire anche a metabolizzare un pochettino tutto questo discorso. Ma ragazzi, la cosa più importante che ci tengo a dirvi è questa qui. Qualsiasi cosa decidiate di fare, ragionate molto molto bene prima. Io ci tengo sempre a darvi questi tipi di consigli, perché essendoci passato non voglio che la gente perda tempo in queste cose. Quindi se volete farlo, decidetelo subito. Se non volete farlo, decidetelo subito, in modo che non perdete tempo. Ecco, questa è la cosa più importante. Però, ripeto, il mio consiglio, secondo quelli che sono i punti che un pochettino vi ho dato in questo video, è: se ne avete la possibilità, fatelo. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia utile. Se avete commenti, scrivetemeli sotto. Se avete domande o se avete degli argomenti che volete che tratti, insomma, fatemelo sapere. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. We'll be right back.